Benissimo, dopo aver visto insieme la lista degli elementi che sono appunto tipici delle leghe a base ferro e dopo aver visto insieme quali sono i principali effetti, una domanda ci è stata un attimo fa ed è stata: ma quali di questi bisogna ricordarci? Allora, la risposta immediata potrebbe essere tutti. In realtà poi scoprirete, facendo insieme i vari gruppi di acciai, quali sono le proprietà più importanti. Ce ne sono alcune che stresseremo, che ripeteremo mille volte in realtà, e altre, quelle alcune su, che sono le proprietà magnetiche, che il fatto che il nickel abbia dei massimi e dei minimi in corrispondenza del 25% e di altre percentuali non ci importa un fico secco, insomma, quindi ve le do come informazione, ma quelle da ricordare saranno solamente alcune, non tutte ovviamente, insomma. Detto questo, fatta la sequenza dei principali, fra l'altro non siamo stati neanche esaustivi, vedete, solamente i principali elementi di lega e dei principali, neanche lì siamo stati esaustivi, effetti, però notate che ve li ho anche raccordati con tutto ciò che abbiamo fatto durante il corso, cioè gli aspetti relativi alla metallurgia strutturale, gli aspetti relativi alle trasformazioni allotropiche, gli aspetti relativi ai processi di trasformazione a seguito di trattamento termico. Quindi vi prego sempre di collocare insieme i vari pezzi, cercate sempre durante il vostro studio della metallurgia di avere un approccio sinottico al problema. Se vi consacrate troppo agli aspetti specifici perdete la visione d'insieme e diventa un esame folle. Quindi cercate sempre di avere un quadro d'insieme, cercate sempre di capire dove vi trovate. Vi dicevo, adesso noi dovremo fare insieme alcune parti importanti, perché poi sono quelle che vi consentiranno durante il vostro lavoro anche di poter fare delle scelte. Dovremo vedere insieme come si designa un acciaio, ovvero come si dà un nome e cognome all'acciaio. Vedremo insieme che esistono alcune normative che sono largamente utilizzate. Quella più utilizzata in Italia è chiaramente la normativa UNI N10027, ma in realtà vedremo anche che per gli acciai inossidabili spesso viene utilizzata e impiegata la normativa americana ISI. Quindi vedremo in questo caso come si designa un acciaio inossidabile secondo la normativa ISI e come utilizzare queste tabelle ISI. Fatto questo, faremo dopo la designazione anche la classificazione. Distinguete bene i due termini, che sono due cose differenti. Un conto è come raggruppare gli acciai e un conto è come designarli. Sulla designazione abbiamo la normativa unica che ci dà delle indicazioni molto precise, anche se più o meno accettabili, ma comunque è la normativa, quindi sono più o meno sono assolutamente un riferimento. Sulla classificazione in realtà vi darò una classificazione che è quella più largamente utilizzata nel campo industriale, nel campo anche diciamo tradizionalmente utilizzata, ma non è normata. In realtà potreste trovare tranquillamente delle classificazioni alternative, anch'esse tranquillamente accettabili senza grandi difficoltà. Per quanto riguarda la designazione UNI EN 10027 parte 1, si tratta di una designazione sostanzialmente alfanumerica, cioè l'acciaio viene designato in base a una sequenza di lettere e di numeri. Suddividiamo gli acciai, quindi secondo la designazione, in gruppi, in due gruppi, ovvero il gruppo 1, acciai designati in base al loro impiego e alle loro caratteristiche meccaniche e fisiche. In questo caso in realtà si tratta di ricordare una normativa dove una serie di numeri e di lettere hanno dei significati ben precisi, ma è chiaro che senza la normativa fra le mani non riuscite a interpretare correttamente l'intera sequenza. E poi abbiamo invece il gruppo 2 di designazione, ovvero acciai designati in base alla loro composizione chimica. In questo caso, grazie, gentilissimo. In questo caso invece abbiamo una modalità di designazione dove noti certi numeretti che dobbiamo utilizzare, dalla designazione riusciamo a ricostruire almeno parte della composizione chimica, e questo è certamente un aspetto assolutamente pregevole. Il primo gruppo: abbiamo un simbolo principale che ci indica la caratteristica meccanica o fisica oppure l'impiego, e poi un numero pari al valore minimo della proprietà meccanico-fisica deve essere specificata. Attenzione, questo numero deve essere dato secondo il sistema internazionale, quindi se ci sarà un 320 ed è indica l'R con M, sarà in megapascal, non è chilogrammi su millimetro quadro, d'accordo? Quindi attenzione che i numeri che sono dati secondo il sistema internazionale, il che non vuol dire che non possiate avere numeri, parli con me, non distragga il suo collega, parli con me, dica. Non siate timidi, ormai è cominciato. Alle scuole superiori abbiamo fatto qualche... Certo, immaginavo. Solo che
No, però il suo appunto ha ragione, è corretto. Nel senso, il megapascal non è l'unità di grandezza corretta, è newton su millimetro quadro, ha perfettamente ragione, però coincidono, d'accordo? Però in effetti in maniera corretta bisognerebbe parlare di newton su millimetro quadro. Però poi se fa sul test troverà sempre megapascal, quindi è. Però effettivamente è corretto il suo appunto. Meno 3 punti per il prossimo. La vendetta. Detto questo, certamente la maggiore soddisfazione è la designazione secondo il gruppo 2. Perché? Perché appunto, ripeto, ci dà qualche indicazione più. Ora il gruppo 1, insomma, vi dovete prendere la normativa in mano, avete una sigla, andate a scartabellare e la guardate, sostanzialmente questo dovete fare. Nel gruppo 2 invece avete 4 sottogruppi e a seconda della tipologia dell'acciaio andrete a utilizzare uno di questi 4 sottogruppi. Primo sottogruppo è il caso degli acciai non legati con un tenore di manganese inferiore all'1%. C'è una lettera C seguita dal tenore di carbonio moltiplicato 100. Un C20 è un acciaio al carbonio che ha un tenore di manganese inferiore all'1% con un tenore di carbonio pari allo 0,2%. Un C40 è un acciaio al carbonio con 0,40% di carbonio. Un C100 è un acciaio al carbonio con l'1% di carbonio e così via. Sottogruppo 2 sono acciai basso legati sostanzialmente con un tenore di manganese superiore all'1%, tenore complessivo di elementi di legato inferiore al 5%. Abbiamo il tenore di carbonio moltiplicato 100, quindi notate bene, non c'è più la lettera C davanti. Una serie di simboli chimici di elementi caratterizzanti, il che non vuol dire tutti gli elementi di lega, quei 2-3 più importanti, seguito a volte, non sempre, dal tenore di elementi caratterizzanti moltiplicato con un fattore. I fattori sono 4, 10, 100, 1000. Mi viene in mente nickel e cromo che è 4, gli altri non me li ricordavo sostanzialmente. Per cui se io ho per esempio un 20 nickel cromo 4, che vuol dire? 20 vuol dire 0,2% di carbonio. Nickel cromo vuol dire che c'è del nickel e del cromo, e del nickel so che ce ne sta all'1%. Del cromo ce ne sarà meno, d'accordo? Ma c'è. E così via. Sottogruppo 3, acciai legati, con eccezione dei cosiddetti acciai rapidi, che vedremo fra poco quali sono, in cui almeno un elemento è superiore al 5%. In questo caso è facile distinguere perché avete una lettera X, che vi dica già che avete a che fare con acciaio legato. Il tenore di carbonio moltiplicato 100, i simboli chimici dei principali elementi di lega, e poi i tenori degli elementi di lega stavolta non moltiplicati per niente. Quindi, ad esempio, avete a che fare con un 20 nickel cromo 12,5, dove avete lo 20 nickel cromo 12,5, dove avete a che fare lo 0,2% di carbonio, il nickel al 12 e il cromo al 20%. Quindi se io ho a che fare con un C20, con un 20 nickel cromo 7,2 o con un X 20 nickel cromo 7,2, capite bene che abbiamo a che fare con tre acciai ben differenti. 0,2% di carbonio, un acciaio non legato con manganese inferiore all'1%, 0,2% di carbonio con un nickel pari a 7 diviso 4, quasi 2%, e un cromo pari a 2 diviso 4, 0,5% circa. Attenzione, non è mai un valore esatto, eh? Abbiamo sempre delle forchette, si chiamano così, di oscillazione, dei range di oscillazione di validità. E quest'ultimo X20, nickel cromo 7,2, notate bene che i numeri sono gli stessi, questo lo scelti apposta, ma qui abbiamo un acciaio legato dove almeno uno è superiore al 5%, sottogruppo 3, l'acciaio legato c'è indicato da questa X, 0,2% di carbonio, 7% di nickel, 2% di cromo. Questa scrittura, notate bene, è praticamente identica a questa se non fosse per questa X, ma avete a che fare con tutt'altra acciaio. Quindi attenzione, questo è fondamentale per capire con cosa avete a che fare, altrimenti potete prendere delle cantonate in avanti. Prego. Perché in questo caso, siamo nel sottogruppo 2, gli elementi chimici indicati da questo 7 e da questo 2, questo 7 e questo 2 in realtà non è la percentuale di
Zuniga, ad esempio, sono esempi in sequenza, ma è la sua percentuale moltiplicata con un certo fattore. Ve lo dico io qual è il fattore, per il nickel e per il cromo è 4. Quindi per darci il tenore di nickel devo fare 7 diviso 4. D'accordo? Stesso discorso sul cromo. A volte potreste anche non avere un numero. Se avete nickel, cromo 7, sapete quanto ce n'è stato di nickel, di cromo ce ne sarà sotto l'1%, d'accordo? Non è specificato. Vi dicevo, questo sottogruppo 3 è valido per tutti gli acciai legati, certo gli acciai in cui almeno un elemento supera il 5%, con l'eccezione dei cosiddetti acciai rapidi. Sono acciai per tagli effettivi, sono acciai che devono essere molto duri, sono acciai che devono avere delle caratteristiche meccaniche molto molto spinte per consentire dei tagli molto rapidi, dei tagli molto veloci, una velocità di produzione molto spinta. Sono indicati con le lettere HS, che in inglese sta per High Speed, alta velocità, e queste lettere HS sono seguite dai tenori in ordine di tungsteno, molibdeno, vanadio e cobalto. Se ne manca uno di questi elementi nell'acciaio, c'è lo zero al suo posto, e quindi banalmente la sequenza sarà HS 12532, che vuol dire un acciaio rapido che ha un tenore di tungsteno 12%, 5 di molibdeno, 3 di vanadio, 2 di cobalto. Ho fatto un esempio al volo, non so neanche se esiste questo acciaio, d'accordo? Sono acciai molto particolari che si meritano appunto una designazione particolare. Però ogni anno, pensavo io un po' di dover sopprimere questa slide, ma vedo che non va soppressa. In realtà la precedente designazione era un po' diversa, la racconto perché in realtà ancora adesso l'F360 esiste, l'F420 esiste, ci sono delle designazioni che in qualche modo seguono più la UNI EU27 piuttosto che la UNI 10027 abbiamo visto poco fa. E la designazione precedente di fondo non è particolarmente diversa da quella attuale, però notate per esempio non esiste l'HS, e per quanto riguarda il gruppo 1 lo suddivide in maniera un po' diversa, perché suddivide in gruppi partendo da caratteristiche meccaniche o partendo dall'impiego. In entrambi i casi le prime lettere sono FE, seguite poi da, nel caso delle caratteristiche meccaniche, per esempio l'R con M minimo garantito o l'R con S minimo garantito preceduto da E, che significa l'FE360 è un acciaio di cui non sapete nulla della composizione chimica, ma che vi dà 360 newton su millimetro quadro come valore minimo garantito di R con M. Se un FE360E è un R con S minimo garantito, d'accordo? Nel caso a volte avete degli elementi aggiunti, degli elementi, delle sigle che indicano l'elemento aggiunto intenzionalmente, ma meno usato. Caso analogo sul discorso partendo dall'impiego, qui però avete delle lettere che vi indicano l'impiego seguite da dei numeri che sono delle specifiche da normativa, dovete solamente scartabellare la normativa e leggerla. Sul discorso dei non legati e delegati è identico a quello di prima, con la piccola eccezione che non ci sono gli HS. Anche qui quindi abbiamo per i non legati sempre una C seguita dal tenore di carbonio moltiplicato per 100, C20, C30, C40. Nel caso dei legati, però con tutti gli elementi sotto al 5%, abbiamo direttamente il tenore di carbonio moltiplicato 100, quindi 20, nickel, cromo, e poi la percentuale degli elementi chimici moltiplicata per un fattore correttivo, che appunto nel caso può essere 4, 10, 100.000 a seconda dell'elemento chimico, nel cromo e nel nickel è 4, tanto per ricordarvi almeno un paio di elementi. Nel caso degli acciai legati in cui almeno un elemento è superiore al 5%, abbiamo la X seguita dal tenore del carbonio moltiplicato 100, esattamente come era prima. Manca l'HS sostanzialmente. Quindi in qualche modo nei vecchi tipi, una vecchia designazione è più estesa, è più definita la parte riguardante gli acciai designati a seconda delle caratteristiche meccaniche dell'impiego, e meno chiara è quest'altra designazione qua, in qualche modo, ma è abbastanza analoga, non ci sono enormi differenze. Allora, per esempio, appunto, vanno indicate alcune piccole particolarità, per esempio appunto il fatto che nella vecchia designazione non sono specificati gli HS, gli high speed non sono designati in maniera particolare, sono designati in base al fatto di essere un acciaio legato con almeno un elemento superiore al 5%, uno di più. Quindi gli HS in questa designazione stanno qua dentro, d'accordo? Classificazione. Vi ripeto, già ve l'ho detto prima, ve lo ripeto un'altra volta, la classificazione di un acciaio, gli acciai sono classificati in vari modi. Quella che vi sto per dare è una delle classificazioni più utilizzate, ma non è l'unica, per cui non vi scandalizzate se aprendo un testo
di altra provenienza abbiate delle indicazioni differenti. Abbiamo acciaio da costruzione di uso generale, acciaio speciale da costruzione, acciaio per utensili, acciai per usi particolari e acciai inossidabili. Su ognuno di questi abbiamo poi delle sottoclassi che andremo a vedere nel dettaglio. E qui era solo per darvi un quadro sinottico dell'insieme delle sottoclassi, e su ognuna di queste sottoclassi andremo a vedere quali sono le caratteristiche compositive dei trattamenti termici. Quindi il corso ancora non è finito, per confortare chi fosse stato spaventato, insomma abbiamo ancora un bel po' di lavoro da fare. Vedete qua gli acciai di costruzione su generale, tondi per calcestruzzo, roba povera sostanzialmente, però attenzione, roba povera che ha dei tonnellaggi molto forti, cioè la produzione è massivamente molto orientata sulla produzione di questi acciai poveri sostanzialmente. Attualmente in Italia non se ne producono più, si comprano più all'estero, paesi dell'estero, dell'estremo oriente, ma comunque la produzione è particolarmente pesante, però non è pregiata, il costo è ridotto rispetto a un acciaio più pregiato. Acciai speciali da costruzione, qui c'è la lista delle sottoclassi, bonifica, nitrazione, cementazione, molle, autotemperanti, speciali per cuscinetto e arrotolamento, per funi, per pratica di applicazione e maraging. Capite bene che possono coprire campi anche abbastanza distanti l'uno dall'altro. Acciai per utensili, cioè sono acciai che vogliono lavorare altri materiali, acciai per lavorazione a freddo, a caldo e rapidi. Dove qui attenzione, freddo e caldo ha un significato diverso dalla lavorazione a freddo e a caldo che abbiamo visto precedentemente, perché quel freddo e caldo di cui abbiamo parlato fino adesso è riferito al materiale che viene lavorato. Qui questo freddo e caldo è riferito al materiale che va a interagire sul materiale da lavorare. Quindi in realtà vedremo c'è una temperatura ben precisa che funge da discrimine. Mentre invece prima parlavamo della temperatura di reinizializzazione. Ma prima il nostro soggetto era l'oggetto della lavorazione. Qui invece il nostro soggetto è l'oggetto che lavora. In pratica, se avete un foglio di carta, un paio di forbici, precedentemente parlavamo del foglio di carta, qui stiamo parlando del foglio di forbici, d'accordo? Quindi cambiamo il punto di vista. Acciai per usi particolari, acciai per impiego a bassa temperatura, acciai per impiego ad alta temperatura, acciai Hadfield, vediamo un po' cosa significa, e infine acciai inossidabili, che possiamo suddividere in acciai inossidabili ferritici, austenitici e martensitici, ma poi vedremo che ce ne sono anche delle altre classi. Acciai da costruzione per uso generale. Sono quelli fra i quelli più facili da ricordare. Sono acciai posti in opera senza trattamento termico, al massimo dopo una normalizzazione, che vi ricordo essere permanenza in campo austenitico e raffreddamento in aria tranquilla, per un trattamento non particolarmente oneroso, perché il raffreddamento non viene gestito, viene lasciato all'aria aperta, all'aria tranquilla, cioè quindi senza vento forzato eccetera, ma senza particolari accortezze. Si richiede unicamente di possedere un certo valore minimo di R con S. Non volete che il vostro acciaio si deformi plasticamente, perché è chiaro che una cosa si deforma plasticamente subisce una deformazione plastica irreversibile. Volete che il vostro acciaio lavori in campo elastico, non volete nient'altro da questo acciaio. Questo risultato, cioè un valore minimo garantito di R con S, può essere ottenuto mediante affinamento del grano mediante precipitati fini, incrudimento, rafforzamento per soluzione solida, rafforzamento per dispersione precipitati, presenza di bainite e o martensite. Per le costruzioni saldate, brunate e chiodate, sono varie modalità di costruzione tra piogge e meccanici, abbiamo là sotto una serie di acciai, l'F360, l'F410, l'F510, guardate qua, praticamente di specifiche composite non avete nulla, cioè avete solo un minimo di accortezza su zolfo e fosforo, che non devono essere neanche particolarmente bassi, e se no non molto altro di più. Abbiamo valori in questo caso di R con S non particolarmente elevati, intorno a 500 MPa massimale, e attenzione, un rapporto R con S su R con M piuttosto basso. Che vuol dire questo? Un rapporto R con S fatto R con M piuttosto basso vuol dire che voi usate il vostro materiale, non state sfruttando tutto. Vi spiego. Se voi avete questo, questo è il vostro R con S e questo è il vostro R con M, e voi avete questo qua come valore limite per il vostro impiego, è chiaro che potrete lavorare al di sotto, ma un R con S fratto R con M, che al massimo può essere uguale a 1, in questo caso sarà 0,20, 0,5, 0,5, vuol dire che avete un bel po' di resistenza che il materiale può offrire e non state sfruttando.
d'accordo? Quindi un R con S su R con M piuttosto basso vuol dire poi del vostro materiale state sfruttando solo parzialmente la resistenza meccanica che potrebbe offrirvi. Già sapete che se includete avete un abbassamento dell'allungamento percentuale della rottura, eccetera, quindi non potete giocare neanche troppo con l'allungamento, con la deformazione plastica. Avete in questo caso un allungamento percentuale abbastanza importante, insomma 0,20%, 30% senza grandi problemi. A volte si possono introdurre alcuni elementi di lega, per esempio il rame, per avere un'accettabile resistenza alla corrosione atmosferica o migliorare un po' la resilienza. Per ottenere valori elevati di R con S, normalmente il modo più semplice è quello di avere tenori di carbonio non bassissimi. Perché il carbonio di fondo non costa, anzi, a voi il carbonio vi costa toglierlo. Vi ricordo che per ottenere un acciaio, se partite dall'alto forno, dalla ghisa d'alto forno, voi dovete fare la fase di conversione per avere un abbassamento del tenore di carbonio. Per togliere il carbonio spendete soldi, prolungando il processo di insufflamento di ossigeno, eccetera. Quindi in realtà avere un acciaio con un po' più di carbonio vi costa meno produrlo rispetto all'acciaio a basso carbonio. Abbiamo delle reazioni empiriche che permettono di correlare la resistenza meccanica alla composizione chimica. Questo perché? Perché abbiamo detto che questi acciai fondamentalmente non hanno grandi trattamenti termici a cui sono sottoposti, se non una piccola normalizzazione qualche volta. E queste reazioni empiriche sono delle somme algebriche, funzione della composizione chimica, in cui si parte da un RFG, che è la resistenza che offre il ferro puro, valori che possono oscillare abbastanza anch'essi perché è dipendente dalla grana cristallina del nostro ferro puro che stiamo considerando, più un valore di incremento di resistenza meccanica che può essere influenzato dall'eventuale trattamento termico effettuato, e poi un incremento, una sommatoria di incremento di R con M indipendente dal trattamento termico, ma dipendente dalla vostra composizione chimica. Ad esempio qua vediamo un esempio di queste relazioni empiriche. Non servono a nulla impararsi la memoria, sono tabellate, hanno validità molto limitate, però posso darvi le primissime indicazioni se avete un qualsiasi acciaio tra le mani, per cui meglio di niente, insomma. Lì vedete proprio una formulazione empirica tipica, il vostro acciaio è pari a 300, dove 300 vi si indica la resistenza meccanica del vostro ferro puro, ma vi ricordo che può oscillare anche abbastanza in funzione, anzitutto della purezza reale del vostro acciaio, e poi della dimensione della grana cristallina. Aumentando o diminuendo la grana cristallina cambia il valore di RFE. Più questo N, che è un parametro che appunta a seconda dell'eventuale rinvenimento che deve essere tabellato in questo modo, moltiplicato per 1000 per il tenore di carbonio, più poi una sequenza di coefficienti che moltiplicano le varie percentuali di elementi chimici. Tutto qua. Sono relazioni empiriche, ne esistono parecchie, ve lo dico perché possono esservi utili durante la vostra pratica, però appunto di fondo hanno una validità anche abbastanza limitata. Qui abbiamo altri acciai da costruzione di uso generale, dove possiamo avere delle aggiunte minimali di alcuni elementi. Guardate lì, qualcosina di cromo, qualcosina di nickel. Abbiamo i cosiddetti corten. I corten sono questi acciai qui sotto che hanno un minimo tenore di cromo, di rame, Cu, che appunto ci incrementa un po' la resistenza alla corrosione atmosferica. Quindi corten resistenti alla corrosione sostanzialmente significano. Ma si tratta di acciai poveri sostanzialmente, non particolarmente pregiati, non resistono ad aggressioni molto spinte, quindi possono essere incrementate ad esempio la resistenza alla corrosione atmosferica, ma non molto di più. Acciai speciali da costruzione. Volete fermarvi? No, continuiamo ancora qua. Acciai speciali da costruzione. Nessuno si è mosso, qui. Fermi, poi dopo smonta tutto. Allora, facciamo questa slide e basta. Nel caso della speciale di costruzione, vediamo qui la lista della spesa per quanto riguarda i principali elementi chimici. A parte il fatto che questa lista della spesa, come possiamo chiamarla tranquillamente, non è esaustiva, perché poi abbiamo nella sottoclassificazione, vi ricordo che la categoria di acciai, la classe di acciai che ha più sottoclassi, per cui vediamo che poi avremo veramente una variabilità molto estesa, ma diciamo che per la maggior parte dei casi sono rispettati questi limiti che andiamo qui a raccontare.
un carbonio 0106 non è niente di speciale. Sostanzialmente il carbonio più ce n'è, ci costa poco sostanzialmente, ci migliora R con S, ci migliora R con M, ma ci abbassa la tenacità, per cui non possiamo neanche cedere col carbonio, perché più ce n'è, più ci abbassa la tenacità. Manganese, sostanzialmente poco, solo in un caso, vedremo, in coppia col silicio, si può arrivare al 2%, perché aumenta notevolmente l'R con S, dove il caso tipico c'è per molle, la molla, come organo meccanico, un oggetto deve deformarsi elasticamente e non plasticamente. Deve avere, l'unica cosa che deve avere è un alto R con S. Perché sia il silicio che il manganese ci inducono una certa fragilità al nostro sistema, cosa che non vogliamo assolutamente. Cromo 3%, nickel 5% come valori massimali, sono dei limiti per questi elementi che migliorano la resistenza, migliorano la tenacità, migliorano la temperabilità. Molibdeno ci sta sempre quando c'è del cromo, ci elimina fragilità nell'elemento. È un carbonicio, potrebbe aiutare anche a formare, a aumentare un po' R con M e R con S. Vanadio è un disossidante, affina il grano e ci aumenta R con R e R con S in modo abbastanza importante. Alluminio, al massimo 1%, è presente solo ed esclusivamente nel caso di acciaio di grande durazione, per quell'effetto che avevamo detto sulla capacità di formare questi nituri molto fini, molto, molto piccoli. Il boro non abbiamo mai visto in realtà, ma un elemento che aumenta facilmente, abbastanza in maniera abbondante, la temperabilità. E infine tungsteno, anzi non infine ma per penultimo, il tungsteno, che può essere in particolare utilizzato al posto del molibdeno, ma ha degli svantaggi. In realtà il tungsteno, insieme col cobalto e altri elementi, li vedremo impiegati in maniera molto più estesa nel caso degli acciai da utensili. E infine il piombo, che è un elemento di lega molto particolare. Perché? Il piombo è un elemento totalmente insolubile nell'acciaio, nel senso se noi lo mettiamo in lega, lui non riesce ad andare in soluzione solida, ma in realtà forma delle micro goccioline all'interno del nostro acciaio. Micro goccioline che implicano che cosa? Quando io vado per esempio a lavorare per asportazione di cucciolo, questo è un lubrificante naturale, perché il piombo è molto basso fondente, fonde a bassa temperatura, e praticamente io riesco a asportare il trucciolo senza grandi difficoltà, in pratica ottengo un acciaio facilmente lavorabile. E quindi acciaio per esempio per un piano artistico, potete dire grazie al mercato può essere questo, è un mercato che esiste e quindi praticamente riesco a venderli proprio perché la loro lavorabilità, per esempio per la spontazione di trucio, è agevolata dalla presenza di queste micro goccioline di piombo che hanno una capacità di lubrificazione e quindi di miglioramento molto spinto della lavorabilità. Domande? Benissimo. Ci vediamo domani.